Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un doppio e inusuale appuntamento con questo video serale che però è necessario visto che è stata da poco annunciata la prima vera e propria patch di FIFA 23. Ci andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta, quali sono tutte le novità, soprattutto di gameplay che dovrebbero essere introdotte con una serie di chicche che forse potrebbero migliorare la nostra esperienza di gioco e mi aspetto che il rilascio possa avvenire già tra domani mattina e giovedì mattina, altrimenti, qualora dovessero saltare queste due date, se ne parlerà direttamente settimana prossima perché non è mai uscita una patch durante la Weekend League. Detto questo, andiamo a vedere l'aggiornamento. Eccoci dunque su quella che è la schermata del title update numero 2 e innanzitutto ci vengono mostrati quelli che sono stati i cambiamenti generali apportati a FIFA Ultimate Team. Innanzitutto è stato introdotto un indicatore dell'intesa che va a apparire ogni qualvolta si va a cambiare in preview un giocatore con un altro per far vedere il giocatore che entra a quanta intesa entrerebbe nella nostra rosa. È stata rimossa finalmente l'animazione del walkout quando si vanno ad aprire, per esempio, gli oggetti stadio, gli oggetti squad battles e quelli delle Division Rivals, che erano completamente inutili. Sono state ridotte e rimosse tutta una serie di schermate che apparivano prima di giocare la modalità del Full Moments. Un elemento secondario che indica tutte quelle che sono le posizioni alternative dei giocatori. Adesso è possibile da vedere nella parte alta a sinistra dello schermo quando si utilizza il menu radiale, quello a cerchio dove è possibile applicare tutte le varie operazioni ai nostri giocatori. E poi è stato aggiornato quello che è lo scudetto del top 200 nelle squad battles. La cosa però principale che noi interessa, tolti appunti altri aggiornamenti di stabilità, come ad esempio che alcuni pacchetti dell'SBC non avevano l'etichetta del pacco non scambiabile, spesso e volentieri non veniva mostrato il punteggio correttamente ai squad battles, alcune volte i palloni non si vedevano bene, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che ci riguarda più da vicino sono i cambiamenti di gameplay e guardate qui quanti sono veramente tanti, quindi mi aspetto un aggiornamento bello massiccio corposo che effettivamente andrà ad apportare dei cambiamenti significativi all'interno del gioco. Innanzitutto i pallonetti sul calcio di rigore adesso possono essere fatti solamente in quella che è la parte centrale della porta. Quindi, per evitare quel pallonetto fastidioso nell'angolo a sinistra o nell'angolo a destra, che appunto alle volte risultava imparabile, come vi ho mostrato proprio nel video di oggi. È stato poi ulteriormente aggiornato il pallonetto su calcio di rigore con le traiettorie che sono meno a lob, quindi sono un po' più tese. Ancora è stata migliorata la probabilità che una scivolata, un contrasto in piedi, scusatemi, vi faccia recuperare il possesso del pallone. E udite udite, è stata aumentata la velocità di tutti i passaggi rasoterra. E questa è una roba che io segnerei in rosso, veramente la evidenzierei perché uno dei grandi problemi attualmente erano i passaggi e forse con questa robetta qua avremo una miglioria in tal senso. È stata anche migliorata in generale la precisione dei pallonetti, che non si sa per quale motivo sono da sempre una delle meccaniche più inutili, quando eppure nella realtà abbiamo visto grandi gol fare in pallonetto, quindi forse adesso quando si arriverà davanti al portiere e si vorrà fare una giocata di questo tipo, non usciranno delle cagate di piccione. Una volta che si prende il rosso sui calci di rigore, stavolta il nostro tiro non impatterà la porta ma andrà completamente fuori. Questo per evitare che alcuni rigori rossi comunque si traducessero in reti. I squad battles, la CPU va ad adottare uno stile un po' più diretto per quanto riguarda quelle diverse difficoltà. La opzione dei colpi di testa assistiti non va ad impattare più i passaggi di testa, ma solamente i tiri. Quindi i diversi settaggi di assistenza su passaggio andranno ad impattare anche quello di testa. Ulteriori problemi di gameplay che sono stati toccati riguardano ad esempio i portieri che alcune volte reagivano in maniera troppo veloce ad alcuni tiri, parando l'impossibile. In alcuni casi i contrasti spalla a spalla da dietro, anche se erano falli, non venivano puniti. Alcune volte i portieri erano posizionati troppo lontano dalla linea di porta su alcuni tiri dalla distanza.
in alcune difficili, sottolineano difficili, scenari difensivi, alcuni giocatori missavano il colpo di testa, soprattutto quando erano sotto pressione da parte degli avversari. Quando un portiere stava tornando in porta per salvare un pallonetto, arrivava praticamente a fare quell'animazione di guizzo in avanti per salvare il tiro, e adesso non dovrebbe più accadere. Sono state migliorate quelle che sono le animazioni della transizione dei dribbling dopo aver fatto un inciampo sul pallone. I portieri che non erano in grado, alle volte non erano in grado di salvare tiri puntati troppo vicino al loro corpo. Quante volte vi sarà capitato che il portiere rimanava praticamente paralizzato quando riceveva delle animazioni da troppo vicino? Alcuni passaggi che viaggiavano ad una velocità troppo rapida piuttosto che a quella richiesta. Le skill fatte, quelle richieste con 3, durante la corsa, durante un'accelerazione sopra l'85, non possono performare quello che è un fake shot, quindi una finta di tiro direttamente dalla corsa. In alcuni casi rari il portatore di palla correva oltre il pallone perdendone il controllo. È migliorata in generale quella che è la logica degli arbitri, che vanno a fischiare i contatti all'interno dell'area di rigore. In alcune situazioni, quando si andava a giocare un highlight, questo per la formalità foot moment, questo non andava a contare per quanto riguarda il risultato. In alcune rare situazioni, durante una partita con una differenza reti di 3 o più, l'arbitro andava a fischiare incorrettamente la fine della partita durante una situazione di attacco. Quante volte ci è capitato? Questo finalmente si sono resi conto che era una follia, perché soprattutto in competitivo, se sto vincendo 3-0 l'andata, un gol in più potrebbe tornarmi comodo, e invece l'arbitro andava a fischiare. I portieri potevano incorrettamente riflettere il pallone dentro la rete andando a cercare di salvare un tiro in alcune rare situazioni, e questo è risolto. Dopo un passaggio si andava a switchare in automatico il giocatore, e questo è stato risolto. Quando si va a chiedere un tackle, quando si è dietro il portatore di palla, o poteva capitare che c'era un'animazione di bloccaggio, e questo finalmente è stato cancellato. È stata anche migliorata quella che è la logica degli arbitri quando si va a determinare un fallo dopo un'animazione di blocco, quindi un autoblocco. In alcuni scenari l'animazione del power shot non veniva cancellata nonostante il tiro non andasse a buon fine. Sono migliorati gli arbitri anche quando si va a chiamare un fallo in seguito al recupero palla da parte di un difensore. È stata migliorata la precisione dei tackle fatti vicini a quello che è il portatore di palla. Alcune animazioni di tackle che potevano essere ripetute anche dopo essere state completate la prima volta. Alcune animazioni del portiere che non venivano mostrate correttamente. È stata migliorata anche la decisione degli arbitri per quanto riguarda il vantaggio, se il portiere stava tenendo il possesso del pallone. È stato migliorato anche il posizionamento del giocatore controllato da noi, in quelli che sono gli highlight dei foot moment. Quando si va a dribblare vicino a quella che è la linea di fondo, il portatore di palla adesso è più in grado di tenere la palla in gioco quando è richiesto un cambio di direzione. È migliorata anche quella che è la logica quando si va a determinare un contatto tra il portiere e il portatore di palla. Alcune volte i tiri caricati troppo poco venivano spesso e volentieri trasformati in strane traiettorie. Alcune volte il passaggio di prima veniva trasportato a un giocatore sbagliato. Ci sono alcune situazioni in cui le skill non funzionavano come i skill games, scusatemi, le proprie abilità non funzionavano come dovevano. In alcuni rari scenari, quando il difensore non era vicino al portatore di palla, il portatore di palla poteva fare un'animazione contestuale non richiesta, quindi quella di dribbling agile contestuali. In alcuni casi il giocatore faceva un tiraccio praticamente dopo aver fatto magari un tocco errato del pallone. Migliorata anche quella che è la logica degli arbitri quando si va a determinare un contatto accidentale tra due giocatori. Migliorata anche quello che è la selezione del giocatore per quanto riguarda il lancio filtrante alto, quindi non dovrebbero dare più la palla a giocatori sbagliati.
Quando si va a tirare un rigore basso, quindi caricato poco, il giocatore del piede, il piede del giocatore di solito poteva bucare la palla, ma questa era una cosa solo visiva. Alcune volte i portieri potevano prendere la palla con una mano invece che con due. Migliorati anche gli arbitri che quando c'è da determinare un fallo con il portatore di palla che è ancora in piedi e alcune animazioni della bicicletta che non venivano mostrate correttamente. Questo primo aggiornamento dovrebbe essere tutto. Io sono abbastanza fiducioso, soprattutto per quanto riguarda la situazione dei passaggi e dei pallonetti che altrimenti erano veramente una giocata inutile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Peccato che non abbiano toccato i tiri d'esterno. Spero che lo facciano in un prossimo aggiornamento. Vi aspetto in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Un saluto al vostro Liberoschi. Ciao.